Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti quanti per il supporto che ci state dando. Grazie a voi questo canale cresce giorno dopo giorno. Noi abbiamo un obiettivo minimo, quello di raggiungere 1000 iscritti entro fine anno. Se riusciamo ad arrivare a 1000 iscritti entro fine anno, questo canale può aumentare sia il budget economico, sia il tempo che uno può dare al canale, cioè fare delle live, fare tante altre cose. Però dobbiamo avere una community compatta come un marmo, tutti uniti verso lo stesso obiettivo, perché questo sarà sempre un canale libero. Questo canale ognuno può dire quello che vuole, basta avere educazione e rispetto verso tutti. In questo contenuto del post della partita del giorno dopo di Lecce-Juve, voglio partire da un punto. Ma da Versa, le parole che ha detto a fine partita, ma secondo me ormai abbiamo capito qual è il gioco. Sappiamo, basta parlare male contro la Juve, si va sui giornali. L'obiettivo di Daversa è di andare sui giornali? Ci è arrivato. Perché se Daversa va sul giornale e mi dice che il secondo giallo non c'era sulla simulazione del giocatore del Lecce, allora precisiamo, la simulazione c'è. Io non l'avrei dato il giallo, secondo giallo, però la simulazione c'è. Lui va a cercare il calcio di rigore, cosa che non c'è, non lo tocca nessuno. Non lo tocca nessuno. E poi lui va e mi dice che il risultato giusto è il pareggio. Per quale motivo era il pareggio? Voi non avete fatto un tiro in porta. In tutta la partita non avete fatto un tiro in porta, lui ne ha fatti due. Voi non avete fatto un tiro in porta. Altro punto, poi parla del calcio d'angolo, che il gol uscì, l'azione che è uscita dal gol viene da un calcio d'angolo inesistente. È vero, forse il calcio d'angolo non c'era, l'ultima deviazione è stata di Rabiot Verissimo, però durante la partita c'è stata una rimessa che era rimessa laterale, ti hanno dato calcio d'angolo, non mi sembra che ti sei lamentato. Lazio si è lamentato perché è andata a favore della Juve. Ma dopo, caro D'Aversa, dalla battuta dell'angolo al gol, non è che c'è stata la battuta dell'angolo e è arrivato il gol. Sono passati la bellezza di 45, fra i 45 e 50 secondi al gol. Cioè tutto un altro, nel calcio, 50 secondi è tutta un'altra vita. E allora basta, basta, basta. Ogni volta che si perde contro la Juve, ogni volta che si perde contro la Juve si deve parlare, si deve buttare in merda. Perché poi questi personaggi qua cosa dicono? Ma io non voglio fare polemiche. Cosa vuoi fare? Mi devi spiegare cosa vuoi fare. Spiegami cosa vuoi, cosa diavolo vuoi fare se non vuoi fare polemica. Come? Non mi sembra che ho visto l'amministratore delegato del Bologna che si è lamentato sul rigore di Osimhen che si poteva dare o non dare. Non mi sembra che sia andato davanti alle telecamere a lamentarsi perché forse non aveva la stessa risonanza mediatica che lo fa contro la Juve. Perché poi se dobbiamo essere tutti onesti, come detto da Versa, sì, il calcio d'angolo che è nato, il gol non c'era, però altrettanto non c'era il calcio d'angolo che abbiamo battuto noi. Come io sapete che come allenatore la stima per Thiago Motta, lo vorrei no, non domani, oggi alla Juve. Oggi, quando lui fa, se non parla sul rigore non dato su quel calcio di rigore netto del Bologna, però non parla del rigore che c'era per la Juve. Allora, quando si vuole parlare nella stessa partita, si devono fare tutti i casi. E lì uno capisce, sì, lui sta parlando giusto, se no parla sempre quello che vuole portare l'acqua al suo mulino. Chiudiamo il discorso di D'Aversa, perché mi spiace, ha perso, non ha fatto un tiro in porta, però voleva il pareggio. Noi ne abbiamo fatti due almeno, due. Il gol sfiorato da Chiesa e il gol di Milik. Allora, ieri è stata una partita brutta. Ieri è stata una partita brutta dove abbiamo visto una Juve lenta, una Juve dove Milik, sinceramente, no, non mi è piaciuta, però quando uno segna ha ragione. Io gli attaccanti li giudico dai gol. Se l'attaccante mi segna, è un ottimo attaccante. Se l'attaccante si batte per la squadra, va a difendere, a me di quel tipo di attaccante non mi serve. A me l'attaccante mi serve quando ha la possibilità segna. Ieri Milik,
fatto una partita schifosa, schifosa perché si deve dire questo, però alla fine ha ragione lui, perché ha fatto il gol decisivo e allora va bene così. Abbiamo avuto un dominio territoriale del 51%, o gol 1, occasione da gol 14, assist 1, calci d'angolo 5, contrasti vinti 12, contrasti persi 38 e sono parecchi. Palle recuperate 52, palle perse 5, falle commesse 14, nessun fuorigioco, nessuna parata, sul rigore, ammonizioni 2. Noi ormai sappiamo che quando noi facciamo fallo verremo sempre ammoniti. Espulsione nessuno, distanze percorse 104 km, scatti 129, tra cui 109, 129 scatti, 100 l'ha fatto solo Chiesa, e poi scatti e basta. Questa è una percentuale di statistiche. Il giocatore che mi sono piaciuto di più, devo essere onesto, è stato Chiesa. Se noi avevamo 5 giocatori come Chiesa, 5, non dico 11, 5, non ce n'era per nessuno. E mi piace anche Milik, però no Milik, scusate, McKennie. Il problema di McKennie, come ho detto ieri, non è il giocatore McKennie che è un problema, non è McKennie il problema di tutti noi, no. McKennie è una mezzala che viene fatto da quinto. Noi abbiamo adattato McKennie quinto, però se voi notate, quando si gioca col 3-5-2 deve avere i quinti che attaccano tutti e due. L'Inter gioca col 3-5-2, però ha i quinti che giocano dalla parte Dumfries e Di Marco o Cuadrado e Coso o Cuadrado e Marcus Aurelio, però ci sono i quinti. Noi non ce l'abbiamo, noi abbiamo Cambiasso che fa una partita buona e una no. Abbiamo il Junior che non lo mettiamo mai, però quando lo mette è decisivo. Kostic che è entrato anche oggi, però non ha fatto un granché. Dall'altra parte avevamo Weah e non lo mette più. Io non riesco a capire. Non lo mette più Weah. Perché non lo mette più Weah? Perché noi dobbiamo avere la capacità di sfruttare le corsie, perché se noi riusciamo a sfruttare bene le corsie, riusciamo ad ampliare il nostro gioco d'attacco, diamo la possibilità agli attaccanti di giocare meglio, perché altrimenti così i nostri attaccanti giocano male. Milik, perché, per esempio, ieri Milik non è che ha fatto una bella partita, non lo torno a dire, non toccava un pallone, non gli arrivava un pallone. Chiesa, perché giocava bene? Perché Chiesa si prendeva il pallone e ripartiva. Per me Chiesa, se riesce, come ha detto lui nella sua intervista, post-gara, a migliorare il tiro, vedete che Chiesa può diventare un giocatore che segna 15 gol, 14 gol, che ha detto a lei che li può segnare, però deve schimare il piede, quel famoso tiro a giro ogni tanto non va, anche il tiro dritto va. Il centrocampo là è il nostro problema, dobbiamo migliorare il centrocampo, è l'unico che in questo momento tecnicamente è migliore degli altri, il centrocampo è Fagioli, però deve giocare Fagioli, deve avere la continuità, la deve fare giocare. Poi che Rabiot e Locatelli mi facciano tutti 90 minuti ogni partita, non ha se non riesco a capire perché i cambi quali sono? Quello a pedone, togli McKennie e metti Weah, o togli Cambiasso e metti Kostic, togli Milik e metti Vlahovic, togli Chiesa e metti Kane, ieri che non c'è, speriamo che lo recuperiamo contro l'Atalanta. Io contro l'Atalanta, per esempio, contro l'Atalanta, Torino e poi dopo la sosta a Milano, non mi preoccupo. Perché sono tre squadre che giocano loro a calcio, loro vogliono impostare l'azione e la Juve con squadre che imposta l'azione può giocare meglio. Il problema della Juve qual è? Quando è lei che deve impostare il gioco, per esempio contro il Sassuolo la Juve deve impostare il gioco, contro il Lecce la Juve che deve impostare il gioco, ma la Juve non ha giocatori che per impostare il gioco, non ha il centrocampista che è avanti quei 3 secondi che sa cosa fare, l'unico che lo può fare ed è Fagioli, essendo che abbiamo una settimana per riuscire ad allenare i giocatori, su quello dobbiamo puntare, su quello là. Poi che ieri è stata una partita brutta, no, è vero, però ieri contavano un'altra cosa, i 3 punti. Dopo l'umiliazione di Sassuolo contavano i 3 punti, li abbiamo portati a casa bene. Noi, come ha detto ieri pure Federico Chiesa, non l'ha detto Allegri, l'obiettivo è quello di arrivare nei primi 4, non l'ha detto Federico Chiesa. Fino a marzo, però a marzo, se riusciamo a stare attaccati lì,
A marzo può succedere di tutto, l'importante è riuscire a essere attaccati lì fino a marzo. Noi, perché non siamo mai stati in lotta per lo scudetto, né nel primo anno quando eravamo il Milan, né lo scorso anno? Perché a marzo, perché in questo periodo eravamo già a meno 10, meno 12, ora male che vada siamo a meno 5, cioè una partita e mezza da recuperare, una e mezza. E allora dobbiamo stare attaccati più possibile fino a marzo lì, e poi a marzo vediamo cosa succede, perché poi è possibile anche che a gennaio, perché a noi quello che ci manca è un centrocampista, ecco perché volevamo Pogba a tutti i costi, ecco perché Pogba pure al 50%, al 50%, 40%, al 60% faceva la differenza. È possibile che poi a gennaio Gianelka, se siamo lì per la lotta dello scudetto, e dice cosa manca per fare questo salto di qualità, un centrocampista, i centoni li dà. Speriamo, ecco perché dobbiamo essere attaccati sul pezzo. Diamo un po' la classifica, i voti. Celtic 6, politico, perché c'era. Gatti 6,5, quando viene chiamato in causa fa sempre il suo. Bremer 6, deve ancora migliorare tanto, perché deve capire che è lui il leader della difesa. Danilo 6, ha fatto bene, non ha fatto errori come quelli del Sassuolo. McKennie 6,5, come ho detto, è stato il meno peggio della Juve. Fagioli 6, anche se era un 6,5, forse perché in un certo momento ha avuto paura per fare 2-3 passaggi che potevano essere davvero smarcanti, però deve sempre migliorare, però deve avere una continuità. Locatelli 5, ieri non mi è piaciuto. Rabiot 5,5, ieri poco efficace. Cambiasso 5,5, deve essere più concreto, deve avere più coraggio, deve avere più spinta. Se perde il pallone non c'è problema, c'è il compagno che recupera. Poi se il problema è il 3-5-2 lo dobbiamo migliorare. Un giorno parleremo anche se c'è la possibilità di migliorare, di cambiare questo 3-5-2. Milik 6,5, solo per il gol, perché è decisivo. Se non c'era il gol, la parte di Milik era 3. Sono onesto, gli ho dato 6,5 solo per il gol. Chiesa 7, signori miei, quello che ha fatto più di tutti. Poteva fare di più? Sì. È stato quello che ha preso la Juve sulle spalle? Sì. È quello che ha spiegato più volte il gol? Sì, e per questo merita 7. Poi, avevo perso il foglio. Kostic 5,5, non mi è piaciuto tanto. Gatti è entrato anche con coraggio, per questo merita un bel 6. Vlahovic 6, ha lottato, ha difeso e non gli sono arrivati i palloni per il gol, però mi è piaciuto perché in quel momento l'attaccante doveva difendere. Sapete cosa ho detto, che a me l'attaccante non mi piace difendere, però quando sei in difficoltà vinci 1-0 a 5 minuti dalla fine devi difendere. Miretti e Guia senza voto. Allegri voto 6, solo perché è riuscito a portare solo perché è riuscito a portare 3 punti a casa che erano fondamentali. Allo stadium voglio dare un voto 5, perché non è la protesta tanto, che è giusto se loro o se gli ospiti vengono allo stadium, i tifosi portano tamburi e bandiere, è giusto che le portiamo per noi con tutte le regole del caso, con tutto il rispetto delle leggi, ma è giusto che anche i tifosi della Juve le devono portare. Per questo io domenica prossima, quando ci sarà il derby, voglio vedere lo stadium come la Lazio, perché quello è la forza in più della Juve. Io l'ho sempre detto che il tifoso non fa la differenza, però in questo caso, in questo momento che la Juve è in queste condizioni, è fondamentale avere anche i tifosi compatti. Allora torniamo a tifare la nostra Juve. Io dico a tutti quanti, perché la Juve, noi dobbiamo tifare la Juve. Queste guerre degli Allegriani out, Allegriani in, non fanno per me. Io voglio tifare la Juve. Per me quello che conta è la Juve. Chi dice che non conta, che non tifa la Juve per Allegri, vuol dire che non è stato mai tifato dalla Juve. Usa la Juve solo per altri interessi. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ricordatevi, forza Juve!